Buonasera e bentrovati, nuova edizione di TG Piemonte. Apriamo questa sera con una notizia che arriva dal Salone del Libro di Torino, dove oggi pomeriggio si sono verificati scontri tra alcuni manifestanti che hanno forzato gli ingressi del Salone, manifestanti pro-Palestina e la polizia. Gli attivisti appunto hanno provato a sfondare i cancelli del Lingotto Fiere, dove fino a lunedì sarà in corso il Salone del Libro. Per noi in diretta c'è Stefano Pani, che ci aggiorna sulla situazione. A te, Stefano. Buonasera, buonasera Chiara, buonasera a tutti i telespettatori di TG Piemonte. Alle mie spalle il Lingotto Fiere di Torino, gli ingressi principali dal lato di Via Nizza. Adesso sono sbarrati. Poco fa c'è stata, come accennavi tu, una forte agitazione, una manifestazione pro Gaza, e hanno provato a sfondare i cancelli al Salone del Libro. Vedete, la regia ci sta proponendo quanto successo. Agli ingressi, da un lato le forze dell'ordine, dall'altro i manifestanti pro Gaza che hanno cercato di sfondare l'ingresso. Ecco, altre immagini. Momenti molto concitati. È uscito anche l'autore Zero Calcare, che ha incontrato i manifestanti insieme a una. Queste sono appunto le immagini legate. Noi abbiamo avuto modo di sentire alcune persone che erano dentro il salone, non tutti se la sono sentita, non voluto se la sono sentita di raccontare quello che potevano aver sentito, aver visto da dentro la manifestazione, e i più non c'è stato riscontro da parte di chi era dentro il salone. Adesso la situazione è decisamente tornata alla normalità. Forse riesco a inquadrare il deflusso di persone che sta lasciando il Salone del Libro. Ci sono sia visitatori, sia operatori, sia lavoratori, e la situazione è decisamente tornata alla normalità. Dicevo che è uscito, nelle immagini che avete visto, che ci ha proposto la regia, adesso queste sono immagini di poco fa, con una situazione molto tranquilla. Accennavo a Zero Calcare, le agenzie hanno diffuso una sua dichiarazione. Non possiamo ignorare la protesta. Chi ha a cuore la questione palestinese non può non essere qui. Ecco, Zero Calcare lo vedete in questo momento nelle immagini. Da Lingotto, per ora, la situazione è questa. Ti restituisco la linea, Chiara. Allora, grazie, grazie Stefano. Noi torniamo in studio e continuiamo con il telegiornale. Secondo i dati di Unioncamere e del Ministero del Lavoro, le imprese piemontesi a maggio assumeranno almeno 30.000 persone. La maggior parte a tempo determinato e under 30. Resta comunque ancora molto elevato lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. Vediamo. A quasi 5 mesi dall'inizio dell'anno è tempo di bilanci per le aziende piemontesi, che a maggio assumeranno circa 30.000 addetti. Il dato, contenuto nel consueto bollettino realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e basato su interviste effettuate a un campione di imprese, fa ben sperare, soprattutto se si stima che nel trimestre maggio-luglio sono previste in totale oltre 92.000 assunzioni. Il trend occupazionale appare positivo sia a livello mensile, con un più 1.860 entrate rispetto a maggio 2023, sia su base trimestrale, più 3.300 assunzioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Anche a livello nazionale il quadro appare positivo. Registriamo infatti un'espansione di circa 27.000 unità rispetto a maggio 2023 e di quasi 35.000 unità sul corrispondente trimestre del 2023. Le entrate in Piemonte nel mese di maggio rappresentano il 22% delle 136.300 assunzioni previste nel Nord-Ovest e il 6,1% del totale di quelle nazionali, che sono poco meno di 500.000. La domanda di lavoro, anche per questo mese, è trainata da contratti a tempo determinato,
che risultano il 57% del totale. Buone notizie anche per i giovani, considerando che più di un'assunzione su tre interesserà persone con meno di 30 anni. Nel 21% dei casi le imprese prevedono di assumere immigrati. Nonostante il trend tutto sommato positivo evidenziato, si conferma ancora elevato lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. A maggio sono difficili da reperire quasi il 50% dei profili professionali ricercati. Tra le figure più richieste dalle aziende e nel contempo meno disponibili sul mercato, si individuano sia professioni con elevata specializzazione, come biologi e scienziati, il 93,1% delle circa 200 entrate programmate e di difficile reperimento, sia figure operaie specializzate, come costruttori, fabbri, meccanici artigianali, montatori e conduttori di veicoli. E ora proseguiamo con la cronaca, dandovi alcuni aggiornamenti sui processi Eternit. La Cassazione ha annullato con rinvio la prima delle condanne per omicidio colposo inflitte all'industriale svizzero Schmidny. Ancora non si conoscono le ragioni del provvedimento. Sentiamo. Nuovo brusco stop ai processi Eternit. La Cassazione ha annullato con rinvio la prima delle condanne per omicidio colposo inflitta all'industriale svizzero Stefan Schmidny, quella a 1 anno e 8 mesi pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino. Ancora non si conoscono le ragioni del provvedimento. Il processo riguarda in particolare la morte di Giulio Testore, dipendente dello stabilimento Saka Eternit di Cavagnolo, nel torinese, avvenuta nel 2008 per una malattia che, secondo l'accusa, è legata all'esposizione all'amianto. Per ordine degli Ermellini, i giudici piemontesi dovranno rivalutare il caso. E il rischio, secondo Ezio Bonatti, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, è che il tutto venga falciato dalla scura della prescrizione. Non possiamo comprendere né condividere la decisione della Corte, dice, ma il nostro impegno proseguirà in tutte le competenti sedi per la bonifica, la messa in sicurezza, la tutela medica e risarcitoria di tutte le vittime e dei loro familiari. Quello arrivato al vaglio della Cassazione è l'apripista dei diversi processi innescati dall'inchiesta della Procura di Torino chiamata Eternit Bis. Si tratta di accertare le presunte responsabilità del magnate elvetico nella morte di centinaia di persone per l'amianto lavorato nelle filiali italiane della multinazionale. La contestazione originaria dei pubblici ministeri era l'omicidio volontario, sul presupposto che Schmidny fosse perfettamente a conoscenza del problema e che non avesse mai dato disposizioni adeguate per risolverlo. Ma una volta in aula i giudici si sono detti di diverso parere. A Napoli, a fronte di una richiesta di condanna a 22 anni di carcere, il 6 aprile del 2022 lo svizzero è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per omicidio colposo per il decesso di un solo ex dipendente di Bagnoli. Gli altri casi sono stati coperti dalla prescrizione. Il processo d'appello è cominciato qualche settimana fa. A Novara, dove ad essere presa in esame era la questione di Casale Monferrato, con circa 390 morti, era stato proposto l'ergastolo, ma anche qui, il 7 giugno 2023, Schmidny è stato giudicato colpevole di omicidio colposo e condannato a 12 anni. I passaggi successivi di tutti i processi non potranno non tener conto delle direttive, ancora non note, che la Cassazione impartirà nelle motivazioni del provvisorio annullamento della sentenza di Torino. Nel frattempo, però, la prescrizione incombe. La Procura di Torino aveva dato il via alle inchieste Eternit nel 2004, costruendo un maxi processo per disastro ambientale, sempre a carico di Schmidny, che la Cassazione dichiarò prescritto nel 2014. Il successivo fascicolo Eternit Bis fu poi spezzettato in vari tronconi per competenza territoriale. Adesso torniamo nell'ambito del Salone del Libro, a manifestazione libraria in corso a Torino in questi giorni, perché oltre ai disordini di cui vi abbiamo dato conto in apertura di telegiornale, oggi è stato un terzo giorno da record. Lunghissime code all'ingresso per tutta la giornata, le vedete dalle immagini. Un sabato da tutto esaurito tra gli stand e soprattutto a tutti i vari incontri di oggi. Sul piazzale del Lingotto, all'ingresso principale della Kermesse, un lungo doppio serpentone di visitatori che a tratti è arrivato oltre la palazzina che ospita il centro commerciale. Folla anche all'ingresso che porta direttamente all'Oval, mentre fra gli stand dei vari padiglioni era quasi difficile camminare per la grande presenza di pubblico. Molto traffico pure per le strade, non soltanto intorno al Lingotto. Tra gli ospiti più attesi di oggi ci sono stati Gianni Morandi, in dialogo con Luciana Litizzetto, la curatrice della sezione Leggerezza del programma del Salone, che ha fatto un sold out questa mattina, Zero Calcare, l'abbiamo visto poco fa, Joel Dicker e ancora Alessandro Barbero.
continuiamo a parlarvi di Salone, perché tra gli appuntamenti organizzati da Unione Industriali, proprio il Salone del Libro, c'è stata anche la presentazione del volume Progetto Nord-Ovest di Francesco Antonioli. Un'analisi approfondita dell'economia di una macroarea del paese, il triangolo industriale, strategica per tutta l'Italia. Vediamo. C'era una volta il triangolo industriale, polo da cui partì lo sviluppo economico italiano. Un tema su cui Torino, Milano e Genova hanno e avranno ancora un ruolo centrale, come raccontato nel libro Progetto Nord-Ovest, presentato al Salone di Torino nella cornice di appuntamenti di Unione Industriali. Triangolo industriale, come è cambiato nel corso degli anni? È cambiato molto perché non c'è più una monocultura industriale, specialmente a Torino, legata alla Fiat. C'è una trasformazione che mantiene sempre forte il settore manufatturiero. Ci sono i saperi dell'automotive, non più strettamente legate a Stellantis, anche se questo ha ancora una componente molto forte, ma c'è una idea di complementarità e di multidisciplinarità che le tre grandi metropoli, Milano, Torino, Genova, devono saper trasmettere nella collaborazione tra loro e nel coinvolgimento dei territori intermedi, piccole città, borghi, realtà industriali in filiera. È importante che si assuma questa postura perché adesso cambieranno alcune cose strategiche come le infrastrutture del Terzo Valico, della Torino-Lione, che ci porranno al centro dell'Europa. Dovremmo essere pronti come territorio e come paese tutto a sfruttare questa occasione per farne un elemento di attrattività e di competitività che ci consenta di guardare lontano senza miopie. Un libro che racconta questa evoluzione, questo cambiamento, anche in modo un po' provocatorio. Io credo che il compito di un cronista, quale io sono, sia quello di raccontare quello che c'è sul territorio. Io in lunghi anni di esperienza ho potuto vederlo, toccarlo con mano, osservarlo, e quindi cerco di raccontarlo in modo pacato, il più oggettivo possibile, però anche sferzando un po' alla corresponsabilità. Dico da un lato, è il primo capitolo, che il Nord-Ovest è la bella addormentata nel fosco, a significare che ci sono delle grandi ricchezze, delle grandi pepite, ma che non possono essere addormentate in un atteggiamento rinunciatario o plumbeo, e per concludere dicendo che dobbiamo impegnarci tutti a combattere contro il giorno della marmotta, cioè da non ritrovarci qui di nuovo tra 15 o 20 anni a dirci le stesse cose. Dobbiamo fare dei passi in avanti, buttando il cuore oltre l'ostacolo, settendoci tutti, ciascuno per quanto di sua competenza, chiamati in questa valorizzazione del territorio. E non possiamo non parlarvi della standing ovation di ieri per lo scrittore e saggista Salman Rushdie, l'ospite di punta della giornata di ieri del Salone, che in un incontro con Roberto Saviano ha presentato il suo ultimo romanzo, Coltello, meditazioni dopo il tentato assassinio, e ha parlato delle tragiche vicende che hanno cambiato la sua vita. Sentiamo Valeria Tuberosi. Una standing ovation, uno scrosciante applauso per l'uomo prima dello scrittore che più di tanti ha compreso cosa significhi tornare a vivere, per rinascere devi prima morire, scrive Salman Rushdie, ospite illustre del Salone del Libro in dialogo con Roberto Saviano. Un incontro tra amici, un incontro di libertà, sottolineato la direttrice Annalena Benini. Rushdie, scrittore e saggista indiano, naturalizzato britannico, ha raccontato la sua vita pubblica ma anche privata, ripercorrendo la sua carriera con 22 libri scritti e la storia del quarto romanzo, I versi satanici del 1988, che gli ha letteralmente cambiato la vita. I tentativi di assassinio e le minacce di morte hanno accompagnato come un sottofondo assordante gran parte degli anni della sua vita, fino addirittura a una fatwa emessa dall'Ayatollah Khomeini iraniano che ordinava la sua morte nel 1989. Ma lo scrittore che Roberto Saviano si trova davanti non ha toni cupi, non ha permesso che la sua vita in 30 anni si trasformasse in un calvario. Parla del suo ultimo romanzo, Coltello, meditazioni dopo un tentato assassino,
Sinio, come un uomo che consapevolmente è passato attraverso il dolore e per cui rinascere significa essere tornato alla vita, quando non sembrava destino e le chance erano ben poche. Il 12 agosto 2022, infatti, un uomo di fede islamica ha coltellato più volte Rushdie, precipitandosi sul palco dove il romanziere doveva tenere una conferenza durante un convegno negli Stati Uniti, causandogli la perdita di un occhio e l'uso di alcune dita di una mano. Lo scrittore non ha neanche avuto il tempo di aver paura, è avvenuto tutto troppo rapidamente, eppure quelle coltellate gli hanno stravolto la vita. Ma il suo libro è in qualche modo un inno alla vita, alla sua arte e creatività che non si sono mai spente. Qualcuno pensava che avrei dovuto passare il resto della mia vita nascosto, ha commentato Rushdie, altrimenti sarei stato considerato superficiale, leggero, e io me ne andavo nei night. I media, si sa, a volte non sono troppo parsimoniosi, cercano un'unica narrazione di quella che secondo loro dovrebbe essere la reazione al dolore. Invece Rushdie ringrazia la vita e soprattutto sua moglie, che gli è stata vicino durante il periodo di convalescenza, nascondendo all'inizio persino tutti gli specchi di casa per impedire all'uomo di guardarsi e non riuscire a riconoscersi. Con Roberto Saviano si è dialogato di letteratura, giornalismo, libertà e democrazia. Scrittori, giornalisti, intellettuali sono sotto attacco, è un brutto momento per la libertà di espressione, commenta il saggista. Pensavo fossero guerre già vinte e invece dobbiamo ripartire da capo e ricominciare a combattere. Lo faremo. E poi come si fa a vivere per 20 anni con una minaccia di morte incombente sulle spalle, chiede Saviano. Salman Rushdie risponde così: ho avuto un ventennio di vita buona e ora ne voglio altri 20 così, che mi faranno arrivare a 97 anni. Sto già pensando alla mia festa dei 100 anni. Deve essere una festa da ballo con un DJ attempato. E ora dal Lingotto Fiere ci spostiamo ad Asti. Questa sera dalle ore 20:30 il conferimento dell'Ordine di San Secondo in Piazza Alfieri ai cittadini benemeriti che hanno visto riconosciute le loro azioni a favore della collettività. Tra gli insigniti anche Claudio Ligresti, da sempre attivo nella formazione dei giovani. Seguirà poi il Palio degli Sbandieratori che chiude il maggio astigiano e che GRP Vera TV vi riproporrà in uno speciale. Vediamo. Claudio Ligresti è tra gli insigniti dell'Ordine di San Secondo qui dal comune di Asti. Una giornata particolare per la città, immaginiamo anche per lei. Sì, è una giornata molto particolare, anche molto in attesa. Io sono nato altrove, sono nato in Africa da genitori siciliani, sono trasferito qui in giovane età, subito dopo la laurea, e ho lavorato tanto all'ospedale di Asti e anche adesso, oltre la pensione, sono in attività come chirurgo e ovviamente sono anche entrato in un'associazione di servizio come il Lions, che da oltre 30 anni mi vede membro, e attraverso queste attività sia di lavoro che di associazione di servizio ho cercato anche di dare una mano a questa città che non ne ha bisogno, però il mio supporto ho cercato sempre di darlo, ma non avrei mai immaginato di poter raccogliere una onorificenza così importante. E lei, lo abbiamo detto, è siciliano d'origine, ma astigiano d'adozione, quindi qual è il suo rapporto con il Palio di Asti? Spesso sono impegnato in congressi in quel periodo, nel periodo di settembre, ci sono molti congressi internazionali, quindi il mio rapporto è molto d'affezione. Io ho partecipato ad alcune serate propiziatrici. Il mio quartiere è quello del Don Bosco, perché io abito lì, ma un po' anche quello del centro, perché ho lo studio dietro Piazza Dante, quindi sono un po' a metà. Nel suo curriculum anche un suggerimento per il nome dell'ospedale della città. Sì, ero presidente del Lions Club Villanova d'Asti nel 2001-2002 e c'era in procinto appunto la edificazione, nonché il trasferimento dal nuovo al vecchio ospedale, ma il vecchio ospedale si chiamava Ospedale Civile di Asti. Allora mi sono posto il dubbio, e insieme a me anche il dottor Mario Alfani, allora presidente dell'Ordine dei Medici nonché socio del mio club, di fare un concorso per trovare il nome del nuovo ospedale. E da questo concorso, quindi io credo che anche forse per questo il mio nome è stato un po' associato a questa attività per ricevere questa importante onorificenza. Restiamo sul territorio perché questa sera con Non Vedo L'Ora vi portiamo nel torinese a Marentino, il paese dei miele e dei rebus. L'appuntamento con la nostra trasmissione per conoscere il territorio è sempre alle 20:30. Vediamo.
Ed eccoci qua, siamo arrivati a Marentino, dunque non perdetevi l'appuntamento di questa sera e delle serate successive. Alle ore 20 vi racconteremo questo luogo, un luogo che ha tanto da raccontare. Questo è il paese del miele e dei rebus. Lo scopriremo a non vedo l'ora, e allora vi lasciamo questo assaggio su Marentino. Ascoltiamolo. Una perla incastonata nella nostra collina torinese. Siamo 1300 anime circa. Ci conosciamo per nome tutti, insomma. E la nostra peculiarità è essere prettamente agricoli, siamo rurali, abbiamo tanto bel verde, non abbiamo industrie. Come si chiama il cittadino di Marentino? Marentinese, il marentinese. Se lei dovesse indicarmi una caratteristica del marentinese, una, la prima che le viene in mente, qual è? Una persona attaccata al posto, a Marentino, ha delle radici qua e ama questi luoghi. Meravigliosi, tra l'altro. Ma è anche il paese dei rebus, che è un'altra caratteristica che andremo a scoprire. Sì, siamo pieni di rebus, ne abbiamo tanti. Ogni due anni vorremmo riprendere questa cultura con, non so, scuole, settimane di mistica, per ricreare un rebus nuovo, quindi attirare i turisti con cose nuove, ecco. Per ora è tutto, ma dopo la sigla arriva il TG Sport. Allora partiamo con il calcio, con la Serie A. Domani alle 15 Verona-Torino. I Granata potrebbero scendere in campo con Buongiorno, Sanabria e Zapata fin dal primo minuto. Juric non ha squalificati in rosa, i diffidati sono Lovato e Rodriguez. Vlasic è tra gli indisponibili insieme a Gigi, Guineitis e Skurs. E ora ci spostiamo invece sul fronte della Juventus, che giocherà sempre domenica ma alle 18 in casa contro la Salernitana. Vlahovic e Chiesa sono nella probabile formazione, Allegri deve rinunciare a Weah. Cambiaso, diffidato, potrebbe essere in campo fin dal primo minuto. Gli indisponibili sono Alessandro, Danilo ed Esciglio. E questa era davvero la nostra ultima notizia. Noi ora chiudiamo e diamo l'appuntamento alle previsioni del tempo in collaborazione con Trebi Meteo. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata.